Sì, ora sta registrando. Allora, riprendiamo un istante. Va bene. Ovviamente questa bisogna, la scriviamolo, è la lezione numero 9 mia. Va bene. Del professor Giancarlo Zini, registrato. Allora, ritorniamo al nostro sistema di equazioni differenziali del primo ordine lineare stazionario. X punto uguale a x più b per u. L'omogenea ha per soluzione xh, x omogenea di t ovviamente uguale e alla a t menti 0 per una costante c. E ora dobbiamo trovare una soluzione particolare. I matematici come fanno? Guardano la u, guardano il tipo della u, ad esempio se la u è una costante o se è una sinusoide o se è una qualche altra funzione regolare, in una qualche maniera, questo aggettivo regolare, roughly speaking, parlando in maniera rozza, e dicono andiamo a cercare una soluzione particolare che abbia la stessa forma. Ad esempio, se u di t è del tipo a seno di omega t più fi, cerchiamo una x di t che sia ancora del tipo seno di omega t più psi, uno scalare, moltiplicato un vettore, chiamiamolo x grande, che sono, diciamo, x1, x2, le n componenti. Va bene, ecco, si cercano soluzioni di questo tipo. Va bene, ecco, ma questo va bene fino a che, virgolette, sempre parlando in maniera abbastanza rozza, la u di t è una funzione abbastanza regolare. Se fosse una costante, cercherei un x di t costituito, un vettore di costanti. Va bene. E se la u di t invece è una funzione questa qui, bitorzoluta finché si vuole, va bene, riesco in una qualche maniera a seguire una tecnica del tipo x di t, soluzione particolare, va bene? Ha lo stesso andamento di quella? No, assolutamente no. Va bene. Allora, cambiamo pagina, tuttavia, esiste una ben determinata soluzione particolare che per noi è molto interessante ed è la seguente. Per ora affermazione gratuita, dopodiché la dimostrazione sarà praticamente immediata. Se x punto uguale a x più b per u è il nostro sistema di equazioni differenziali del primo ordine, la x particolare di t ha sempre, può essere scritta sempre nella seguente forma, come un'integrale di convoluzione. Integrale fra t con 0, dove t con 0 è l'istante di inizio osservazione, e scrivo la soluzione particolare da t con 0 in poi per t maggiore o uguale al più a t con 0. Quindi integrale fra t con 0 e t, l'estremo superiore è il tempo corrente, va bene, di e alla a t men tau per b per u di tau n di tau, che talvolta si scrive in questa maniera, guardate, va bene, spero che sappiate cos'è una convoluzione, la dovreste averla vista, va bene, non dico in un corso di analisi matematica o di geometria e algebra, ma almeno in un corso di elettrotecnica, va bene, quando avete parlato di L trasformata, una convoluzione dovete aver sentito cosa fosse, cosa sia, va bene, ecco, questa scrittura talvolta si scrive così, x particolare di t uguale
E alla A, T, convoluto, convoluzione si indica con uno star, con B per UDT, questa qui è uguale, uguale per definizione a questa espressione. Ecco, ora vogliamo dimostrare quindi che qualunque sia UDT, sinusoide, costante, funzione bit assoluta finché si vuole, un'espressione di questo tipo è sempre soluzione particolare del nostro sistema di equazioni, questo completo. Ha ragione, è un lapso, e la ringrazio per la correzione. Questo integrale non è in dt, ma è in d tau. Tau è la variabile di integrazione e non t. T è la variabile corrente della funzione che noi otteniamo. Vi chiedo scusa. Ogni tanto succede. Allora, stavo dicendo, va bene, che per far vedere che questo è certamente, qualunque sia UDT, un integrale particolare, me ne basta uno, poi avrà certe caratteristiche importanti, basterà andare a sostituire questo x particolare nel sistema completo di equazioni e vedere se lo soddisfa o no. Facciamolo. Oh, questa roba qui può essere scritta, se volete, per farla lunga e al solito palloccolosa, mi serve un po' di spazio, quindi gesso e cancellino, cancelliamo un po' tutto questa roba qui. Allora, questa qui la posso scrivere come in questa maniera, se volete, va bene. Ora, e alla A, T mentau, per quanto abbiamo detto nell'ora precedente, è uguale ad E alla A T moltiplicato E alla meno A tau. Siamo d'accordo? E quindi questo integrale, questo qui, lo posso scrivere così. E alla A moltiplicato T è una costante rispetto, importantissimo quindi la correzione fatta dal vostro collega, rispetto alla variabile di integrazione tau, e se è una costante rispetto alla variabile di integrazione tau lo posso portare fuori del segno di integrale, quindi questo lo posso scrivere così: e alla t che moltiplica integrale fra t con 0 e t di e. Oh, che è successo? Mi sembrava di aver imparato in maniera abbastanza corretta a gestire. Allora, questo non vuole essere, non vuole cancellarsi, non so perché, lo scrivo qui, lo scrive. Allora, questa espressione può essere scritta così: e alla a t per integrale tra t con 0 e t di e alla meno a tau per b per u di tau in di tau. Eccola qui, questa è la nostra x particolare. Andiamo a sostituirla nelle equazioni e otteniamo x punto, e quindi x particolare punto, dobbiamo fare la derivata di questa quantità. Va bene, la derivata di questa quantità è la derivata di e alla t, cioè a per e alla a t per quest'altro elemento del prodotto, che è sempre una funzione del tempo presente qui inalterato, e quindi per integrale fra t con 0 e t di e alla meno a tau per b per u di tau in di tau, più, non basta, la prima parte e alla t inalterata moltiplicato la derivata del secondo fattore, questo qui. La derivata rispetto a cosa?
rispetto a t, che è l'estremo superiore di quell'integrale definito, e allora la derivata rispetto a quell'estremo superiore non è altro che l'integrando, dove al posto della variabile di integrazione tau ci si mette t, e quindi moltiplicato, e alla meno a per t per b per u di t. E questa è la derivata. Attenzione, e alla t ed e alla meno a t quanto fanno? Matrice identica, perché fanno e alla 0 per t, e quindi matrice identica che moltiplica qualcosa. Lo posso tranquillamente cancellare, va bene? E quindi mi serve ancora un po' di spazio, scrivo qui, quindi questo non è altro che x punto, riscriviamolo, a questo a, e alla t lo riporto dentro, ma per comodità, integrale fra t con 0 e t di e alla a t men tau per b per u di tau in di tau più b per u di t. Cosa ho scritto per ora? Ho scritto x punto, e dobbiamo vedere se questo è uguale, punto interrogativo, non lo so, se poi verrà verificato sarà vero, se no al solito vi sto raccontando delle barzellette, uguale ad a per x particolare, ma x particolare è questa roba qui, e quindi per integrale fra t con 0 e t, risparmiatemi, va bene, sono pigro, questa scrittura che è uguale a questa, più ultimo termine b per u, b per u di t. Ho messo un punto interrogativo in questa uguaglianza perché lo dovevo verificare, ovviamente questa è una identità, va bene, il che vuol dire che ovviamente questa x particolare così scritta soddisfa sempre al sistema di equazioni differenziali. Abbiamo trovato una opportuna x particolare, sempre scrivibile, qualunque sia la u di t. Non è necessario che la u di t sia una costante, una sinusoide, può essere una qualunque funzione del tempo. Questa è l'espressione di una soluzione particolare. Conclusione, cambiamo pagina. Morale: il sistema x punto uguale a x più b per u, il suo integrale generale può assumere, non è detto che debba necessariamente, però può assumere la seguente forma, poi uno può trovare altre forme, va bene, che esprimono sempre la medesima famiglia di funzioni che soluzione di questo insieme di equazioni differenziali, però noi abbiamo scritte nella seguente maniera. Soluzione x di t uguale somma dell'omogenea, quindi e alla a t men t con 0 moltiplicato un vettore costante c, ora vedremo cos'è questo vettore costante, più un integrale particolare qualunque esso sia, e noi abbiamo dimostrato che quell'espressione del precedente è un integrale particolare, quella convoluzione, quindi più integrale tra t con 0 e t di e alla a t men tau b per u di tau e di tau, e siamo arrivati in fondo, facendo però qualche ulteriore commento molto importante,
che credo abbiate già sentito anche da altre parti, ad esempio il corso dell'elettrotecnica, non so, nei corsi di analisi matematica quando avete fatto integrazione di equazioni differenziali lineari, non so se l'avete sentito anche lì, comunque lo ripeto. Innanzitutto vediamo questa C. Cos'è? È un vettore di costanti. Vediamo cosa sarà. Se noi poniamo t uguale a t con 0 in questa soluzione, andiamo a calcolare quindi x all'istante t con 0 uguale e alla a t con 0 meno t con 0, che è matrice identica, moltiplicato il vettore c uguale a c, più integrale fra t con 0 e t con 0, di quant'è questa integrale? Ovviamente 0 a meno che, ma poi ne avremo occasione di, eventualmente di parlarne, in 0 non ci sia una funzione di Dirac. Va bene, ma lasciamo perdere questo caso, tanto anche in questo caso sarà sempre così, sarà. Quindi più 0. E quindi il nostro vettore C, costanti arbitrarie, è uguale allo stato iniziale x di t con 0 del sistema, da cui io ovviamente ho gesso e cancellino e quindi cancello questo c e scrivo per x di t con 0. Ecco, questa è l'espressione generale sempre valida delle soluzioni di quel sistema di equazioni differenziali del primo ordine, e noi chiameremo delle soluzioni di un sistema lineare stazionario, ovviamente. Ancora ulteriori commenti molto importanti, se non l'aveste sentiti, spero che l'abbiate già sentito ciò che tra poco dico. Va bene. L'altro commento importante è che se il sistema è lineare, aggiungiamo pure stazionario. Va bene, ma non è fondamentale, l'importante è che sia lineare. Allora, la soluzione generale si può dividere in due parti. Prima parte, questa, che è come l'abbiamo ricavata, va bene, la soluzione dell'omogenea. Attenzione, una volta che la soluzione particolare è questo integrale, è questo integrale di convoluzione, ovviamente deve essere questa, perché se scelgo un'altra soluzione particolare ciò che sto dicendo non è vero, ma una volta che la soluzione particolare, dicevo, è questo integrale di convoluzione, quel C coincide proprio con lo stato iniziale, quello che abbiamo scritto, e questa prima parte, soluzione dell'omogenea in questo caso, è una parte della soluzione che dipende solo dallo stato iniziale x di t con 0 e non dall'ingresso u. Va bene. L'ingresso u di t del sistema gioca un ruolo su questa seconda parte, questo secondo addendo della soluzione. Ecco, allora questa risposta, questa qui, e alla a t meno t0 per x di t con 0, la chiamiamo risposta libera del sistema. Risposta libera perché? Perché la risposta che io avrei a partire da stato x iniziale x di t con 0, quando l'ingresso u di t è uguale a 0. Se l'ingresso u di t è uguale a 0, ovviamente questa parte della risposta è nulla. E quindi avremo soltanto la risposta dovuta allo stato iniziale. Si dice che questa è la risposta appunto in evoluzione libera del sistema o risposta libera del sistema. Se volete prendiamo un circuito elettrico, fatemi parlare soltanto senza scrivere. Se il circuito elettrico è a riposo, va bene, quindi cosa vuol dire a riposo in un circuito elettrico? Significa
che correnti e tensioni sono nulle e quindi le energie immagazzinate nei campi elettrici e magnetici sono uguali a zero. Va bene. Se sottoponiamo questo sistema ad ingresso nullo, quindi tutti i generatori in gioco sono uguali a zero, il sistema resta a riposo. Se questo sistema invece, pur ancora con generatori nulli, quindi sistema autonomo, va bene, parte da cariche sulle capacità e correnti nelle induttanze diverse da zero, vuol dire che questo sistema partirà da un certo stato iniziale x di t con zero. Pur essendo questo nullo, il sistema evolverà nel tempo e la sua evoluzione dipende solo, risposta libera, dipende solo dallo stato iniziale del sistema. Seconda quota della risposta, questa qui. Questa è presente quando? Ovviamente quando U di T è diverso da zero, in generale, va bene, e viene chiamata la risposta forzata del sistema, che dipende dal solo ingresso U. Va bene. E non dallo stato iniziale del sistema x di t con 0. Anzi, se il sistema, come si suol dire, parte da uno stato di riposo, ovvero sia stato iniziale nullo, questa quota risposta libera sparisce e ottengo solo la risposta dovuta all'ingresso U di t. Solito esempio di prima, un circuito elettrico. Lo tiriamo fuori dal nostro magazzino, va bene, da cui è fermo da qualche anno, se volete, quindi certamente a riposo. Le tensioni, i capi delle capacità e le correnti nelle induttanze, che possono essere prese come variabili di stato del sistema, perché sappiamo che gli elementi reattivi sono gli unici, va bene, che introducono delle derivazioni rispetto al tempo. Dicevo, preso questo sistema a riposo, lo sottoponiamo, lo portiamo in laboratorio così com'è, lo sottoponiamo ad esempio ad un ingresso, ammesso che l'ingresso sia un generatore di tensione a gradino. Cosa otterremo? Otterremo come risposta nello stato soltanto questa espressione, perché questa sarà uguale a zero, con U di T uguale a una costante pari al gradino. Quindi questa sarà la risposta forzata. Commento alla fine: per un qualunque sistema lineare è fondamentale che il sistema sia lineare. Se il sistema non è lineare, ciò che sto dicendo non è assolutamente vero. Per un sistema lineare, e aggiungiamoci pure stazionario, non è fondamentale assolutamente. Ci aggiungo stazionario perché noi studiamo solo sistemi stazionari, ma ciò che sto dicendo è vero anche se il sistema non è stazionario. Quindi in generale, per un sistema x punto uguale ad A, eventualmente questa matrice A costituita da funzioni del tempo, non di costanti, moltiplicato x più B, eventualmente anche il B funzione del tempo per U, la risposta di questo sistema è sempre suddivisibile in risposta libera, che è quella che io ottengo ponendo U di T uguale a zero, quindi dando ingresso nullo. E quindi questa risposta libera è quella che si ottiene partendo da uno stato iniziale non nullo, sistema non a riposo, con ingresso nullo, più risposta forzata, che è quella che si ottiene ponendo x di t con 0 uguale a 0. Quindi partendo da sistema a riposo e dando un ingresso U. Ecco, per un sistema lineare, qualunque risposta, a partire da un certo stato iniziale, con ingresso U, la posso sempre esprimere come somma di due quote ed è, diciamo, ed è un aiuto per il calcolo, perché posso calcolare separatamente, per un sistema lineare, la risposta libera, va bene,
quindi partendo dallo stato iniziale non nullo con ingresso U di T uguale a 0, e poi successivamente calcolare la risposta forzata, quindi partendo dal sistema a riposo, X all'istante iniziale uguale a 0, e calcolando la risposta dovuta al solo ingresso, la somma. Attenzione, non voglio offendervi, ma ciò che è affermato è valido solo se il sistema è lineare. Se voi prendete ad esempio un esempio meccanico, l'esempio meccanico che avete già visto, massa molla smorzatore, è un sistema lineare, e quindi basta riguardare le equazioni, ma l'avete già visto, e quindi gode della, certamente della proprietà che la sua risposta è suddivisibile in risposta libera e risposta forzata. Ma se noi prendiamo questo sistema, bene, che avete già visto, cerniera qui con una massa pattino sottoposto a una forza F, questo sistema è descritto da equazioni che non sono lineari. Non è più vero che la risposta la posso calcolare come sistema riposo e ingresso U, più, va bene, sistema non, quindi risposta forzata, più risposta libera, ingresso U, forza F uguale a 0, e partendo da uno stato non a riposo, far la somma. No, non è possibile. In un sistema di questo tipo non lineare devo scrivere le equazioni x punto uguale f di x virgola u senza dipendenza diretta dal tempo, perché le suppongo stazionari, e devo integrare queste equazioni. Non le posso integrare separatamente per calcolare una risposta libera, una risposta forzata e poi farne la somma. No, va bene. Poiché noi esamineremo sempre alla fine, abbiamo giustificato perché sistemi lineari stazionari, sarà sempre vero che per i nostri sistemi la risposta potrà essere suddivisa in risposta libera e risposta forzata, punto. Cosa ci manca? Avevo intenzione di farlo, ma non riesco a farlo oggi, lo faremo domani. Va bene, cosa ci manca? Vediamo un po' quali strumenti abbiamo, questo diciamolo, ancora qualche minuto ce l'ho, va bene, per andare ad analizzare il sistema. Ormai è questo, x punto uguale a x più b per u. Abbiamo i seguenti strumenti, va bene, sappiamo scrivere almeno da un punto di vista formale la soluzione x di t uguale e alla a t men t 0 per x di t con 0, la riscrivo, più integrale fra t con 0 e t di e alla a t men tau b u di tau in di tau, e quindi noto l'ingresso u, ci basta saper calcolare l'esponenziale della matrice A, poi ci saranno da fare conti, facchinaggio algebrico, tutto quel che si vuole, va bene, quindi magari uno perderà un po' di tempo, carta e penna, sarà sempre meglio MATLAB, va bene, però magari anche con carta e penna, da un punto di vista concettuale lo sa fare. Se io so calcolare e alla A t men t 0, noto lo stato iniziale, calcolo questo, se so calcolare e alla A t questo e conosco u di t, questo integrale di convoluzione lo potrò calcolare. Se u di t è bitorzoluta avrò dei problemi, va bene, formali, però da un punto di vista concettuale quell'integrale lo calcolo, e quindi io so calcolare la soluzione generale non appena di un sistema so calcolare l'esponenziale della matrice, cioè e alla a t men t 0. Questo esponenziale, in questo momento, almeno fino a questo momento, lo sappiamo calcolare per quali matrici? Per le cosiddette matrici a semplice struttura, meglio specifichiamo un pochino in maniera un pochino più precisa. Se la matrice A ha tutti autovalori diversi, lambda 1, lambda 2, lambda n, per diversi autori, questa è la definizione di matrice di semplice struttura, e accetteremo
che questa sia la definizione di matrice di semplice struttura, allora l'esponenziale può essere calcolato sia via, con ovvio significato della simbologia, e alla t uguale u per e alla lambda t per u alla meno 1, dove u è la matrice modale, prima tecnica. Seconda tecnica, tecnica del polinomio interpolante, non la scriviamo, basta scrivere la matrice di van der Monde di lambda 1, lambda 2, lambda n, attenzione, detta matrice a determinante non nullo, proprio per l'ipotesi che lambda 1, lambda 2, lambda n sono diversi, va bene, moltiplicato un vettore delle alfa incognito uguale e alla lambda 1t puntolini e alla lambda nt, calcolo gli alfa, tecnica del polinomio interpolante, alfa 0 per i più eccetera eccetera, calcolo gli alfa. Secondo caso, A non ha tutti autovalori distinti, ma è diagonalizzabile. Qualche autore non chiama una matrice di questo tipo di semplice struttura, nella realtà lo è, va bene, ma se è diagonalizzabile cosa vuol dire? Vuol dire che potendo avere qualche autovalore con molteplicità algebrica maggiore di 1, va bene, la matrice ammette una base di autovettori, ovvero sia ad autovalori con molteplicità algebrica maggiore di 1 corrispondono un numero di autovettori linearmente indipendenti pari alla molteplicità algebrica dell'autovalore. Allora, se è diagonalizzabile, va bene, vale sempre l'espressione e alla AT uguale ad U per E alla lambda t per u alla meno 1, perché la matrice u costituita da autovettori è certamente non singolare nell'ipotesi, non vale invece, almeno come l'abbiamo presentata, come è stata presentata in questa sede fino a questo momento, la tecnica di calcolo di e alla at come tecnica mediante il polinomio interpolante, perché se ho un qualche autovalore con molteplicità maggiore di 1 la matrice di van der Monde che scrivo è certamente singolare, quindi niente, salta quella tecnica, va bene, anche se complicandoci la vita, ma non l'abbiamo visto finora. Cosa ci manca almeno un numero minimo di strumenti per certe matrici per calcolare e alla t che ci consente poi il calcolo va bene della risposta generale di un sistema lineare stazionario, lo sappiamo fare. Cos'è che non sappiamo fare in questo momento? È il calcolo di e alla at dell'esponenziale di una matrice se la matrice non solo non è di semplice struttura ma addirittura non è diagonalizzabile. Se la matrice A non è diagonalizzabile, ovvero sia non ammette una base di autovettori, e ciò accade solo se, condizione necessaria, qualche autovalore ha molteplicità maggiore di 1 nel polinomio caratteristico, va bene, e accade se, oltre a questo, la molteplicità geometrica, ovvero sia il numero di autovettori linearmente indipendenti associati a quell'autovalore, è minore della molteplicità geometrica. Non oggi no, ma domani faremo qualche esempio. Allora, in questo caso, gli strumenti che per ora vi ho dato, indegnamente, spero che l'abbiate seguiti, va bene, non sono sufficienti per calcolare l'esponenziale della matrice. Ovviamente, necessariamente per completezza, e non solo per voglia di completezza, ma perché esistono al mondo, va bene, più di un sistema che viene descritto da una matrice non diagonalizzabile, va bene, dovremo imparare anche una qualche tecnica che ci consente di calcolare l'esponenziale di e alla at quando la matrice non è diagonalizzabile, e questo sarà il nostro compito almeno nella prima ora domani mattina, ma per oggi chiudiamo.